Cava, adesso! Come avete appena visto, io, Oragiri, ho sfidato ogni giocatore del Giappone ad attaccare la Nakama. Finora neanche uno di quei poveri illusi è riuscito a penetrare la nostra nuova tecnica difensiva. Pagliaccio! Nessuno può battere la Nakama in quanto a disciplina, devozione e a dedizione. La Super League non è in grado di competere. Pensi che Oragiri stia tramando qualcosa? Hai dei dubbi? Oragiri ha utilizzato metodi alquanto scorretti in passato, ma questa volta ha in mano qualcosa che è molto più pericoloso. La difesa perfetta. Disciplina, devozione e dedizione! E anche umidità! Coach, detesto allenarmi sotto la pioggia! Quando ci alleneremo con qualche tecnica d'attacco? Sì, gli Strikers sono famosi per spettacolarità e stile! Non questa volta! L'unico modo che abbiamo per battere la Nakama è quello di diventare disciplinati come loro. E questo significa che vi allenerete in formazione. Mangerete informazione! Vi distrarrete informazione! Va a sinistra! No, 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 va a destra! E non dimentichiamoci di festeggiare informazione, ragazzi! Dove credete di andare? C'è un enorme centro commerciale sotterraneo ed è proprio sotto i nostri piedi! Con i negozi più alla moda! Una sala giochi a tre piani! E soprattutto ho scoperto che c'è il miglior salone di parrucchieri al mondo! Tutta quella pioggia mi ha rovinato la pettinatura! L'unico posto in cui andrete sono le vostre stanze, chiaro? Cosa? Ho promesso a mia zia Hilda che le avrei portato un regalo da Tokyo! Secondo voi Oragiri lascia uscire i suoi giocatori la sera prima di una partita? Io non credo proprio. Lo so che a volte è difficile, ragazzi, ma dobbiamo fidarci del nostro coach. È pienamente concentrato su come battere la Nakama. Rasta ha ragione, amici. Il coach è concentrato sulla partita contro la Nakama. Forse però un po' troppo concentrato. Sì, sì, perfetto! Sensei? Miko, mi hai fatto prendere un bello spavento! Che cosa sta facendo? Lo sa che stavolta voglio battere i Super Strikers senza imbrogliare, ma solo grazie al nostro lavoro! Oh, questa volta non dovremo imbrogliare! La nostra difesa è impenetrabile! Allora cosa sta facendo? Sto scrivendo una letterina al coach. Caro coach, il secondo posto non è tanto male. Peccato che le squadre siano solamente due! Poveri illusi! Con affetto, Oragiri. Allora, che ne dici? Dico che non bisogna sottovalutare i Super Strikers. Sono degli avversari valorosissimi. Beh, non sono in grado di eludere la nostra potente difesa. Infatti, ora devo trovare altri modi per impiegare il mio tempo. O preferiresti che inventassi qualche altro piano geniale dei miei? No, no! Credo che questo sia decisamente il migliore. Beh, almeno credo. E ora, se vuoi scusarmi, ho delle cose molto importanti da fare. Ho intenzione di preparare una grossa sorpresa per il coach. Zia Hilda, ti prego, perdonami. Ti faccio vedere io, Oragiri. Eh? Chi c'è? Fermi! Ragazzi, dove state andando? In realtà noi siamo sonnambuli. Che sonno! D'accordo, ci hai scoperti. Ho bisogno di staccare dagli allenamenti del coach. Mangiare informazione, dormire informazione.
Per me sono troppe informazione. Volevamo andare al centro commerciale soltanto per un'oretta, non c'è niente di male. Mi dispiace, ragazzi, ma dobbiamo restare in formazione. Quindi sarò costretto a finire con voi. Ho trovato la sorpresa perfetta per il coach. Un trofeo a forma di water per quando batteremo i Super Strikers. Oh no! Devo trovare subito il parrucchiere. Se mi vedono, la mia sorpresa sarà rovinata. Oh wow, questo posto è davvero magnifico. La cosa davvero magnifica sono i miei capelli. Avete visto? Quella maschera mostruosa assomiglia proprio a Oragiri. È decisamente orribile, come lui. Oh, piacerebbe tantissimo a zia Hilda. Non credi di averle preso già abbastanza regali? Nein, ho preso soltanto questo formaggio gonfiabile, alcuni giochi da tavolo, un mappa di centro commerciale, questi occhiali da sole con videocamera. E questi bellissimi lazzi luminosi sono per me. Hai comprato la roba più inutile che abbia mai visto. Nein, non è vero. Fate piano, ragazzi, non vogliamo farci riconoscere, vero? Yeah, se il coach sa che siamo usciti di nascosto, siamo finiti. Oh, ma è sparita! Mai rimandare una decisione, ya! Vi farò vedere io che cosa succede a chi si prende gioco di Oragiri! Ehi, guardate, gente! Ci sono i Super Strikers! Siamo fritti! Forse c'è possibilità! Su mappa è indicata porta che dovrebbe condurci in superficie! Ne sei sicuro? Andiamo, faremo i conti con il coach quando ci vedrà su tutti i giornali! Shake, posso avere una foto? Il Matador! Un autografo sulla faccia! Io che volevo far arrabbiare il coach con questo piccolo trofeo! Vorrei vedere la sua faccia quando scoprirà questo! Indietro, state indietro, fermi! Eccoli! Aprite! Sì, sì, perfetto! Forse ho bisogno di una piccola pausa. Wow! Cos'è questo posto? È pazzesco! Aspettate, mi è venuta grande idea! Sarà più bel video ricordo che abbia mai filmato, ya! Dove siamo? Klaus, passami la mappa. Ok. Ma questa non è la mappa, è un gioco da tavolo. Ma essere molto simili. Ragazzi, il gioco da tavolo aveva molto più senso di questa. Volevo solo avere i capelli in ordine per la partita, invece ora rischiamo di non arrivarci mai. Avremmo dovuto dare ascolto al coach. Nei sotterranei ci sono sempre topi. Ma questi sono davvero troppi. I miei poveri capelli! Dormite bene. Ne avete bisogno. Anch'io ho bisogno di una bella dormita. Zia Hilda non fetterà mai i regali che ho comprato lei. Klaus, ho trovato il formaggio gonfiabile. Dovete solo tirare corda. Chissà perché ho preso formaggio svizzero. Attaccati a me! Povero Klaus! Di lui sono rimasti soltanto i suoi lacci per le scarpe. E il Matador! Sono nelle scarpe che ha ai piedi! Ah, giusto! Ehi, Klaus! Quella robaccia che hai comprato non era totalmente inutile in fondo. Ce l'abbiamo fatta! Ma non siamo gli unici, mi sa. Topi di fogna! Io detesto quei sudici topi di fogna. Restate calmi. Se non attiriamo la loro attenzione, vedrete che non ci daranno alcun fastidio, ok? State indietro! Questo formaggio è per mia zia Hilda! Da questa parte! No.
zia Hilda! La prossima volta che il coach impone un coprifuoco, ricordatemi di rispettarlo. Hai ragione. Fare shopping è troppo pericoloso al giorno d'oggi. Come farò? Sono stanchissimo. Per fortuna non si è accorto nessuno che non c'eravamo. E vorrei che rimanesse un segreto. Ehi, stai puttando il mio video? Sì, è l'unica prova della nostra piccola gita. Andiamo via. Se non dormiamo un paio di ore, la Nakama ci distruggerà. E poi il coach ci distruggerà sul serio. Buonanotte. È ora di alzarsi, Super Strikers. È il momento di far vedere alla Nakama di che pasta siete fatti. Nuvole di tempesta incombono sul Gashuku Stadium. Uno scenario epico per un'epica partita di calcio. La difesa della Nakama è più serrata di un barattolo di sottaceti. Ma qualcuno può forzarla, i Super Strikers! Sì, ma i rossi dovranno essere in forma sbagliante per vincere questa partita. Il coach li fa giocare lo stesso anche se hanno disobbedito agli ordini? Ma che razza di indisciplinato! A meno che lui non ne sia al corrente. Tokyo è una città costosa, Super Strikers. E il vostro piccolo giro per negozi sta per costarvi molto caro. Si comincia! Bene, qualcuno dovrebbe avvisare anche Shakes e il Matador. Passa la palla, amico! Stavolta cos'hai combinato, Oragiri? Perché non apri quel messaggio e lo scopri da solo? Puoi scordartelo. Non mi lascerò ingannare dai tuoi trucchetti. Ma i tuoi giocatori Smettila. Hanno... L'unica cosa che mi interessa veramente è eludere la vostra difesa. La Nakama prende possesso della palla. E i Super Strikers se la riprendono. La Nakama non molla. E i Super Strikers ricambiano il favore. Nakama. Super Strikers. Nakama. Super Strikers. Mi sembra di fare la telecronaca a una partita di tennis, Brenda. Per quale motivo sono già così stanchi? Perché fanno troppe attività extrascolastiche, coach. Ah, e tu come fai a saperlo? Tutto quello che so l'ho scritto nel messaggio. Ma perché non dai un'occhiata, giusto per controllare? Scordatelo, non lo farò mai. È stato un bel tira e molla finora. Ma adesso la Nakama sta cambiando la situazione. E il fatto che gli attaccanti siano stanchi non aiuta. Dovrebbero retrocedere e aiutare la difesa. Soprattutto contro una squadra organizzatissima come la Nakama. Guarda quanto spazio hanno per attaccare. Che tiro! E Big Bo sfida le leggi della gravità per salvare il punteggio. La Nakama ci sta lasciando senza fiato. E la colpa è tutta mia. Gli Strikers stanno cercando di fare lo stesso gioco della Nakama, ma sembra non funzionare. Se gli attaccanti non danno una mano in difesa, gli uomini del coach verranno completamente annientati. Shakes! El Matador! Klaus! Non avete sentito quello che ho detto in allenamento? Non vedo nessuna disciplina! I Super Strikers non se la stanno passando bene! Ed erano al centro commerciale ieri notte! E cosa stai dicendo, Oragiri? Prima guarda il messaggio, poi se vuoi ne possiamo parlare! Parlare del negozio in cui ho visto i tuoi giocatori! Sono stato bravo! Che cosa vorresti fare? Se andiamo avanti così, perderemo di sicuro! E non sarebbe giusto! Ma il coach andrebbe sicuramente fuori di testa. Chissà cos'è capace di farci se glielo dici. Mi spiace, ragazzi, ma devo proprio farlo. La partita dipende da noi. Eh? Coach! Che cosa c'è, Shakes? Io volevo dirle che... che è proprio in gran forma oggi. Indossa un abito nuovo o forse è andato no, dal non parrucchiere. È questo, volevo solo dirle che... Quanto è bello essere in una squadra importante come i Super Strikers! No. Oh, ne sono così orgoglioso! No, io... Ora basta! Seduti! E fate silenzio! Qualcosa sta andando storto in campo. E ora ho capito di chi è la colpa. Mia! Cosa? Oh, ci è mancato poco. Parla prima tu, Shakes. Klaus, il Matador e io siamo troppo stanchi per attenerci alla strategia. Perché ieri notte siamo usciti. Beh, questo spiega quello che voleva dirmi Oragiri.
prima di una partita importante. Ma cosa vi passa per la testa? Non ci siamo proprio, no? Negativo. Ma non è che è stata colpa nostra? Sì, noi volevamo stare via soltanto per un'oretta. E poi dei tifosi impazziti ci hanno inseguito dentro questi giganteschi tunnel sotterranei. Siamo finiti in un fiume su un formaggio gonfiabile. E siamo stati attaccati dai topi. Ah, questa è la peggiore scusa che abbia mai sentito. Già, pessima quanto la vostra prestazione di molto oggi. Molto divertente, ragazzi. Io le profe. Che c'è? Dovevo portare il regalo a zia Hilda? I miei poveri capelli! Beh, che cosa sappiamo ora? Che stanno dicendo la verità? Quello che avete fatto è stato incauto, irresponsabile e assolutamente non professionale. E la cosa peggiore è che è stata mia la colpa. Cosa? Ero talmente concentrato sulla strategia di gioco di Oragiri che non mi sono reso conto che giocare così in difensiva non è nello stile dei Super Strikers. Forse se avessi avuto fiducia nel nostro naturale stile di attacco, voi non avreste fatto questo. Adesso dobbiamo solo concentrarci per vincere questa partita. Giusto, coach? Sì, certo. Forza, ragazzi! Andiamo in campo e portiamoci a casa questa partita come sanno fare i Super Strikers! No! È per mia zia Hilda! Potrebbe essere. E Big Bo neutralizza un altro attacco da parte della Nakama. Il portiere dei Super Strikers sta tenendo da solo la sua squadra in gioco. Ti ho preso un regalo al centro commerciale, coach. Non indovinerai mai che ho visto lì, eh? Forza, ragazzi. Questa è la nostra occasione per dimostrare chi siamo. Adesso sì che riconosco i Super Strikers. Grande gioco di squadra da parte degli attaccanti, ma riusciranno a sfondare la difesa avversaria? Jakes deve segnare! Ma la Nakama gli sbatte la porta in faccia! Neanche i Super Strikers riescono a fronteggiare la difesa della Nakama! E sembra che il coach voglia fare una sostituzione. Non mi sorprende, Brenda. Shakes, Klaus e El Matador sono alquanto giù di tono oggi. Mi dispiace, coach. Le riserve giocheranno sicuramente meglio. Infatti, così noi potremo starcene comodamente seduti in panchina ad asciugarci i capelli. Non sto sostituendo voi. Cosa? Ho bisogno di voi per realizzare la mia nuova strategia di attacco. È molto strano. Essere rischioso. È totalmente loco. È perfetto. La partita sta per finire e incredibilmente il punteggio è ancora 0-0. Ma non è ancora finita, Mac. Gli ultimi minuti sono sempre i più difficili. E i Super Strikers partono all'attacco! A me sembra più una danza interpretativa. Qualunque cosa sia, sta funzionando. La Nakama non sa come difendersi contro questi passaggi imprevedibili. Fermateli, insomma! Dov'è finita la proverbiale disciplina della Nakama, Oragiri? Non credo di resistere ancora per molto! Allora finiamo l'opera, adesso! Non ce la posso fare! Sono troppo stanco! Io ho tutta l'energia di questo mondo, invece! Granco! Sì! Ma come avete fatto? Era impossibile eludere la mia difesa! Ho imparato una nuova tecnica. Forse non ne hai mai sentito parlare. Fa parte di una sottocultura. Che partita, ragazzi! Io mangio, buon appetito! Bravi, ragazzi, mi avete reso orgoglioso. Adesso rilassatevi e divertitevi. Ma cercate di non esagerare. Troppo tardi, coach! Eh? Che sfortuna! Non riuscirò mai a togliere il sushi dai capelli!